Vi è un luogo comune profondamente radicato nel si dice proprio dell'immaginario collettivo, in accordo con il quale la filosofia sarebbe un sapere astratto, in ciò contrapposto invece al sapere concreto delle scienze particolari. Si dice appunto che la filosofia tratta di cose astratte, sideralmente distanti dalla vita quotidiana e dalla concretezza storica, laddove invece le scienze particolari, in primis l'economia, si occuperebbero direttamente delle questioni concrete legate alla vita di ogni giorno. Questo modo comune di intendere le cose spesso mette capo a un aneddoto con cui proverbialmente si presenta la filosofia come sapere disancorato dalla realtà concreta e legato a questioni puramente astratte e per così dire disincarnate dalla vita concretissima nei suoi aspetti più quotidiani. Ed è l'aneddoto di Talete che si dice, lo racconta anche Platone, nel contemplare le realtà superne della volta celeste, non considerando la realtà concretissima nella quale si trovava a vivere e operare, precipitò nel pozzo, perciò stesso destando il riso della serva Tracia. Ebbene, in questo modo sappiamo, appunto al cospetto del riso della serva, che la filosofia è per sua natura astratta e poco attenta alle questioni della realtà concreta, a tal punto da destare il sorriso, come proverbialmente anche racconta Blumenberg, della serva della Tracia. Forse però, come diceva Bertolt Brecht, per comprendere la filosofia è necessario essere dotati di senso dell'umorismo, perché è necessario vedere l'unità dialettica degli opposti e quindi il contrario di come le cose usualmente si presentano per l'intelletto astratto. Forse diventa possibile per uno sguardo attento alla realtà dei fatti e dunque propenso anche a compiere un plus lavoro ermeneutico che vada di là rispetto al modo superficiale in cui le cose a tutta prima si presentano, diventa possibile rovesciare i rapporti e forse comprendere la filosofia come la più concreta delle scienze, al cospetto della quale tutte le altre appaiono invece come astratte. In effetti la filosofia, secondo il suggerimento di Hegel, ha per oggetto la totalità storica concreta, ovvero si occupa del concrescere delle parti interne alla totalità dialettica e concreta. L'oggetto della filosofia non è mai la singola parte irrigidita e in quanto tale presentata nella sua forma astratta, cioè tratta dalla totalità e studiata analiticamente in quanto parte. La filosofia, al contrario, Hegel docet, si occupa sempre del concretum, cioè del reale concrescere delle parti e se stesse dialetticamente considerate come parti di una totalità dinamica. L'oggetto della filosofia, dunque, non è mai il particolare astratto, sottratto alla totalità e studiato in maniera scomposta dalle logiche dell'intelletto astratto come parte irrelata e a sé stante, ma invece l'oggetto della filosofia e della ragione dialettica è sempre la totalità concreta, ovvero il rapporto dinamico delle parti interne alla totalità. L'oggetto della filosofia dunque corrisponderebbe, seguendo ancora Hegel, alla totalità diveniente, alla totalità come rapporto organico fra le parti di cui consta la totalità stessa come sintesi vivente delle parti. Per questo già Platone, del resto, nella Repubblica ci insegnava che il vero dialettico, il vero filosofo è chi sa vedere l'intero nel suo divenire, l'intero come totalità vivente. Os un opticos dialecticos, dice Platone, cioè è dialettico chi vede l'insieme, chi è sinottico, chi vede l'intero nel suo divenire. Ecco, la filosofia allora in questa prospettiva cessa di presentarsi come scienza astratta, disincarnata rispetto alla realtà concreta e diventa invece essa stessa la più concreta delle scienze, giacché il suo oggetto corrisponde alla totalità concreta dei rapporti fra le parti come interne alla dinamica con cui si struttura la totalità. L'oggetto della filosofia è appunto il divenire delle parti come interne alla totalità, è la totalità come rapporto organico fra le parti di cui la totalità stessa si compone.
In maniera diametralmente opposta, invece, rovesciando ancora una volta il modo tradizionale di concepire le cose, le altre scienze empiriche si presentano esse come scienze astratte, giacché il loro oggetto non corrisponde mai con la totalità dinamica risultante dalla relazione vivente tra le parti organiche, ciò da cui scaturisce appunto la totalità, ciò che appunto abbiamo detto essere l'oggetto della filosofia. Le scienze particolari invece hanno come loro oggetto la parte astratta, cioè tratta ab, cioè sottratta alla totalità e studiata in maniera scompositiva dall'intelletto astratto, direbbe Hegel, che analizza la parte irrigidita, sottratta alla totalità di cui è parte e scomposta analiticamente per essere studiata in quanto parte astratta, appunto, sciolta dal vincolo vivente che la fa parte della comunità. Ecco allora della totalità vivente come rapporto fra le parti. Ecco allora che se la filosofia hegelianamente si occupa della totalità come risultato, come processo al cui interno le parti non spariscono, come se appunto si fosse al cospetto della famosa notte in cui tutte le vacche sono nere, ma che invece restano parti interne alla totalità e che rendono possibile lo strutturarsi della totalità stessa, ebbene, in maniera diametralmente opposta, le scienze particolari analizzano la singola parte studiandola come se fosse un mondo a sé, come se fosse appunto una realtà a sé stante, irrelata, autoreferenziale, sottratta alla totalità dinamica di cui essa è parte. Ecco perché le scienze astratte, contrariamente alla scienza concretissima della filosofia, che ha per oggetto l'intero diveniente come relazione fra le parti, le scienze astratte specifiche si occupano delle parti irrelate, irrigidite nella loro separatezza, presentate appunto come parti a sé stanti e in quanto tali studiate. L'economia, per porre un esempio tra i tanti, non studia la totalità strutturale e sovrastrutturale del mondo storico in cui siamo. Studia invece la parte tracta ab, astratta appunto, tirata fuori dalla totalità concreta e analizzata come se fosse parte a sé stante. Ciò che segna appunto il compimento, il non plus ultra dell'astrattezza. Giacché si perde di vista la totalità dinamica diveniente, che è oggetto della filosofia come comprensione del mondo storico, della totalità espressiva di un'epoca, e invece si prende ad analizzare la parte come se essa soltanto fosse la totalità, perdendo dunque di vista i rapporti che la legano alle altre parti insieme con le quali viene strutturandosi la totalità dinamica. Ecco allora che le cose si presentano ancora una volta come rovesciate. La filosofia, che a tutta prima sembrava essere la scienza più astratta, è in verità, un'analisi più attenta, la scienza maggiormente concreta. Laddove invece le scienze dell'intelletto astratto, che perdono di vista la totalità e assolutizzano la parte nella sua separatezza e nel suo essere irrelata, si presentano invece in apparenza come le più concrete e a una più profonda analisi come le maggiormente astratte.